Buonasera. Non sono andata, ho incaricato mio fratello, cioè spero che ci sia andato mio fratello. Ecco, incaricato, non lo so, ma solitamente non sono sola in casa. Quindi buonasera. Allora, oggi... Ah, non ho fatto una cosa. Perché io non posso mettere che si azzerino da sole le cose? Vabbè. Dici ciao Adi, buonasera. No, non è quello, è che c'è sempre il momento in cui devo andare in live. Io, voi non sapete, ma ho spostato l'orario delle live varie volte, perché ogni orario che sceglievo era un orario in cui mi venivano a suonare il campanello, ok? Cioè qualsiasi orario. E nonostante questo è sempre in quel momento, sempre. Cioè io boh. No comment. Ma il sabato, il venerdì, cioè poi quando facevo le 7 apriti cielo. No, alle 7, 7 e mezza era. Alle 7 era veramente improponibile. Per questo ho fatto 7 e mezza. Perché magari, forse. Ma è più una costante della mia vita. Io devo andare ad allenamento alle 7 e mezza, di solito, cioè dovevo andare ad allenamento alle 7 e mezza. E alle 7:20 venivano a suonarmi il campanello. Vabbè. Grazie di Invertarik. Nuoto alle 19. Sì, ma io mi mettevo alla cioè la sveglia alle 19 perché alle cioè 7:30 alle 7:20 dovevo partire, quindi tempo di preparare il borsone, mettermi il costume e tutto. Venivo alle 7:20. Però invece alle 7:20, din don. Mi ricordo la volta che sì, poi anche Bushu c'era come notifica, però meno perché mercoledì veniva. L'ultima con Death, mi uscirà qualcosa di buono nel dominio di Dragonspine. In bocca al lupo, Kindri. Spero che non, il tuo destino non sia come il nostro. Sicuramente non come il mio. Noto di 5 minuti, anche tempo scaduto. Sì. Sì, poi era infinita quella notifica, assolutamente. Poi sto anche congelando, accidenti, io. Sono molto orgogliosa della mia luce gialla, sapete? Perché si intona molto bene con... Guardate, ho questa parte di faccia che è dello stesso colore della cosa qua sopra. Grazie, giallo. Infatti, c'è proprio freddo freddo. Mia mamma fa, poi io il 19 marzo di solito spegnevo il riscaldamento, così... Sai, non si guarda il giorno, si guarda la temperatura di solito, ok? Se per una non coincidenza, ma dato che i fatti sono così, dato che comunque domani, se non sbaglio, arriva la primavera, normalmente, ecco, sono vicine come date, no? Quello, il 19 marzo con delle temperature più calde, quindi ci sta. Però non vuol dire che il 19 marzo, anche se ci sono 0 gradi, dobbiamo spegnere il riscaldamento. L'anno scorso era già ora di grigliate lockdown. No, di già no. In verità c'era freddino anche l'anno scorso in questi giorni, secondo me. Perché noi la grigliata poi l'abbiamo fatta, secondo me, almeno 3 settimane, 4 dopo lockdown. No, ma era perché eravamo in tanti in casa, cioè nel senso, non è che sono andata a fare delle grigliate da qualcuno, sono rimasti lì. Assolutamente. E di certo non avevo visto tempo così bello in quel mese a dici. No, vabbè. Ma all'inizio non era stupendo, eh. Cioè c'era comunque freddo, mi ricordo. Io ho la mia giacca gialla da usare. Però sì, non era passato tanto poi prima della grigliata, questo sì. Vero, vero. Comunque. Perché io non ho nascosto questa cosa? Eccoci qua, fatto. Dobbiamo andare su Seven Deadly Sins. Sto posticipando la... No, ieri non ho preso i ticket. No, non avrò mai i miei 1000 diamanti. Andiamo adesso sui nostri 1000 diamanti. Non è vero, perché di nuovo mi ha crashato. Sapete che l'ho già riavviato 3 volte io il gioco oggi qua su BlueStacks, ma non parte. Molto interessante come cosa. Molto, molto interessante. Vivente. Giusto. Intanto chi gioca Genshin può fare l'evento web. Allora, ma secondo voi, perché
Adesso vi faccio vedere cosa sta succedendo. Questa è la mia schermata, si vede soltanto l'orario. In alto a destra. Si vede Link Fast. Oh, io oggi ho 21° gem. Attenzione. Oggi abbiamo 21° gem. Tra l'altro, vorrei far notare che mi sono messa anche ad accorciare il link di quello cucina perché era veramente lunghissimo quel link. E niente. Vai BlueStacks, ce la puoi fare. Allora, c'è qualcosa che non mi torna. Mi dice che la mia password di Genshin è sbagliata. Ah no, ok, perché se ne era salvata una sbagliata. Che ansia. Mamma mia, che ansia. E niente, che dite? Si riavvia. Ma perché mi deve dare sempre questi problemi, BlueStacks? Pure l'altra volta. Comunque ho notato una cosa molto interessante, che è... Ah no, ancora non lo prende. Metti in due, è così pro come gioco che ha anche l'icona, ok, l'icona sul desktop, che è pixelata, non è scontornata bene, è proprio, l'avrei fatta meglio io, il mio falegname con, falegname, il mio falegname con 5.000 lire l'avrebbe fatta meglio. Cioè ci rendiamo conto. No comment. Vabbè, vediamo se adesso riusciamo. Non riusciamo a farlo partire, però posso fare il full screen. I giochi come piacciono? Sì, perché hanno quella cosa del, come dire, vicino a noi, non troppo sofisticato, capito? Perché dovrebbe tirarsela facendo una cosa bella, no? No, la vogliamo pixelosa. Assolutamente, anzi, scontornata male, così pensiamo, anche io potrei farla una cosa del genere. Citte, eh? Allora, vediamo. Piango. Ciao Crona, buonasera. Indovina chi non sta partendo il gioco? Infatti, le 22, no, li tengo per domani. Ho fatto soltanto la prima parte della missione, quella in cui andiamo da 20 a parlare. Carinissimo, poi quando la storia che viene fuori lì. E basta, però ho fatto solo quella. Forse va, forse va, forse va. E non me lo prendo. Guardate che bello. Oh, apparso, fatto. Ce l'abbiamo fatto. Grazie. Finalmente. Sono venuto stasera, che ho quasi tutto. Io invece devo... Non ho fatto neanche le daily. Esatto, ce l'abbiamo fatta. No, tengo per domani le cose. A sto punto non so bene cosa... come farla domani. Ho troppe cose da fare. Devo fare le maratone da 36 ore. No, scherzo, ovviamente. Potessi non dormire, potrei anche farla, ma diversamente. La mia voce, diversamente no. Voi l'avete visti, provati? Tu farei tutto stasera. Io farò tutto quello che si poteva fare per ora. Bravo, bravo, Kindri. Ancora solo due missioni dell'evento del dungeon. Che non so cosa sia, qui mi ha posto. E non lo voglio sapere perché sarà una sorpresa. Ah, stasera conti di finire l'Abyss. Ma che bravo. Vabbè, qua. Tempo al tempo. E da dove sono... No, mi dispiace, Kindri. Vedi, è la maledizione del Wushukerinesimo. Adesso che sei un Wushukerino, è la nostra maledizione barra benedizione. Ah, tra l'altro, io avevo già scelto il nome dei miei abbonati. E
cioè del mio esercito, diciamo bene, della mia congrega, della mia setta, quello che volete essere, che siete i miei busciuccherini. Ho trovato 500 per Rosaria. Madò, crona, la tua Rosaria è già buildata meglio del mio 20 e io ho 20 e Rosaria deve ancora uscire. Tra l'altro vorrei tanto fare una live in cui proviamo a fare l'arpa di 20, che io non ne sono capace, ok? Non è che sia proprio brava a fare le cose, quindi. Però mi piacerebbe provare. Dato che l'ho detto che avrei provato a farla, la lira, scusate, che avrei provato a farla lira di 20, lo possiamo fare in una live. Non domani perché domani la faremo in cucina. Allora, questo mese rimangono le live al sabato comunque, perché abbiamo solo domani, il prossimo e poi c'è Pasqua. Quindi, tra l'altro a Pasqua, unboxing uova di Pasqua, assolutamente quello sarà. Mi sa che devo fare il login. No, l'ho fatto. Come l'ho fatto? Ah, sì, perché vedete che non ho da poter fare la pescata gratuita e io mi sono addormentata che avevo fatto partire la pubblicità. Andiamo a fare PvP. Ho fatto partire la pubblicità e non avevo fatto la cosa, quindi è arrivata al punto in cui dovevo soltanto fare skip. E mi ha contato quella di ieri come quella di oggi, quindi sono fregata. Tra l'altro, resi un'altra connessa. Oh, not bad. Fai. Cos'è che c'era da fare? Fai un hangout nel frattempo, Kindry. Guarda, anche io per tartaglio, 3-4 pezzi sgravi. Crio, che metto a boh, perfetto. Secondo te daranno una lancia durante l'evento di Rosario? Ci può stare. Trovo solo perché non ho all'uno. Beh, io in tutte le run che ho fatto ho trovato un artefatto da poter dare a Cici, ma ce l'avevo già l'artefatto da dare a lei. Quell'artefatto, cioè quel era una piuma, ce l'avevo già da darle. Uguale identico. Quindi, vabbè. Oggi si parte dal PvP. Facciamo così. Comunque ho ancora veramente pochi diamanti. 150 quando. E la cosa del 200 a casa, adesso ci pensa lui. Sì, basta averlo, dici. Nell'evento shop danno un arco, quindi per usare se solo diano. Vado, io spero tantissimo di riuscire a prendere abbastanza monetine per prendere un'altra Ningguang. Ecco, non so neanche perché. Se è veramente utile, forse Fischl. Vabbè, basta dire una lancia ieri quella che ho. Dai, Crono, magari ne pulli una buona. Cioè, se sul permanente non dovessi trovare un personaggio, spera di trovare una lancia buona per Rosaria. Dove? Perché va a girare la quota all'arma e torna all'ARP. Assolutamente, io già avevo dei dubbi prima. Chi ammazzo? Io non ho ancora capito come si fa questo qua. Posso andare contro di lui? È verde, lo ammazzo. L'altra volta ero andata prima contro Deriri e avevo vinto. Non lo ammazzo. Ci ho sperato. Di pochissimo, no! Di pochissimo. Ci ho sperato. Però se io avessi Lost Vein all'inizio invece gli avrei fatto un sacco di male. Solo perché. Ok. La band dell'altro giorno. Ehi! Sono stata io. Non so che la cedave comunque crit damage attacco. Beh, comunque sono entrambe buone, Cronax. Sia crit damage che attacco, secondo me sono not bad. Ah, veramente? Così? Ah, farò sta cosa. Infatti non sto facendo nessuna lancia su artefatti. Non prenderai cioè il pass attuale, Crona, perché magari dici la prendi da lì. Ah, che scema. Mi sa che ho perso.
ma dura solo un turno la provocazione di quella derriere. Cioè, sto qua si è già curato tutto, quindi proprio ho azzardato troppo. Dovevo andare contro derriere con Escanor, come avevo fatto l'altra volta. Però bisogna provare. Addio Elizabeth. Addio Elizabeth. Ma posso fare questa cosa. Capire come gioca Rosario. Adesso sentivo che per il nuovo 5 stelle Cria doveva uscire una Claymore fatta col sarto per lei. Sì, ma effettivamente di Claymore nuove ci sta ad averne una nuova. Non sarebbe male. Anche se io sono a posto. Diciamo che sono a posto con le Claymore per adesso. No, me l'ha annullato. Che maledetta. Vabbè, non so come funziona sta tipa. Accidenti a lei, oh. Ok, quello che vorrò fare sarà questo. Uno, due e tre. Sperando funzioni. Gioca attaccando le spalle in teoria. Le si aumenta anche il trade skillando le spalle, Rosaria. Sì, mi ricorda tanto Hades, che ci sono delle cose che ti danno più danno se attacchi alle spalle, in effetti. Tratto un fiore ghiaccio, doppio attacco e critico. Però ho messo quello della dietro al momento, così doppio ghiaccio e doppio della dietro. Sì, secondo me ci sta come cosa. Cioè, l'unica alternativa è che sia tipo attacco fisico, allora devi mettere il Bloodstain invece del ghiaccio, ma non è l'unica. Team per farming Escanor. Paoli, io non ho ancora provato a farlo. Quindi credo che sia comunque. Aspetta, ce l'hai Meliodas verde? Perché quello che volevo usare io era Meliodas verde, Elizabeth, Jude come quarto e non mi ricordo il terzo. Elizabeth Meliodas e dopo te lo faccio vedere perché me l'ero già preparata, però poi non l'ho veramente usato. No, l'ho visto anche con un Elizabeth 2 su 6 e Melascola, bravissimo. L'ho visto usare con un Elizabeth 2 su 6. Però io non l'ho ancora provato perché lo dovevamo provare martedì live, poi non l'ho proprio. Cioè non abbiamo fatto in tempo, tra pure altre cose, quindi non so bene. E 2 su 6, invece sì, adesso non mi ricordo chi fosse, però era 2 su 6 quell'Elizabeth, perché era proprio quella la mia. Ciao Xagon, buonasera e ciao Lucandro, buonasera. Cioè, pensa che io non l'ho ancora fatto neanche una volta, quindi. Però da come me l'hanno proprio descritto. Ah, tocca a me. Oh, questo qua fa come me, eh? Non si arrende mai. Ho fatto punteggio 42 con Eli 6 su 6. Buonissimo! No, la mia è 2 su 6, quindi proverò lo stesso. In verità volevo provare anche un team che consigliano loro con mono, eccetera. Però non ho mono. Tipo, cos'era? Lilia, Matrona, Diane e come quarto tipo Marmas o Jericho, una cosa del genere. Però sì, ecco, non è che sia andato proprio bene. Vabbè, l'ho provato una volta, quindi non so neanche come cosa facesse. Anche il team con Deriri rossa. È che a me non verrebbe da mettere un demone dato che ha al bonus contro i demoni. Cioè,
Cioè, però tu dici derieri ne vale la pena, quello sì. Però tipo la mia derieri è sempre 2 su 6, quindi la mia derieri nerfata. Però hanno ribaffato cosa? Melascula. Crona, ho visto. Cucina. Lo so, per questo all'inizio non volevo usarlo. Poi vabbè, nel mio team uso quello rosso, quindi fai un po' te. Cioè, vabbè. Meliodas Demone rosso uso. Yay. Steel ce la faremo. Con tanto di arcobaleno, a striscione arcobaleno. Ragazzi, mi funziona Instagram e WhatsApp. A me funzionava, ah, davvero? A me ha funzionato fino a pochissimo fa. Cioè, fino a prima della live, ecco. Quindi è una cosa che c'è adesso. Adesso ne apro uno. No, anche in live. Perché ho scritto a mio fratello che avevano suonato il campanello alle 18:18. E lì era andato, quindi non. A me non ha dato problemi. Adesso vi dico se mi funziona pure Instagram. Vediamo. Ciao Byakuya, buonasera. Ehi, perché con un profilo vai e con l'altro non vai? Ok, no, Instagram no. Diciamo che fino alle 18:18 mi è andato, adesso a quanto pare rippa tutto. Molto bene. Che bello, sta andando tutto sempre meglio. Speriamo che la mia connessione non faccia la stessa fine come l'altro giorno. Anche WhatsApp non funziona. Quindi adesso è rimasto solo Twitch. Tutti qua su Twitch, dai. WhatsApp mi funziona, sto ancora in videochiamata con mio fratello. Ok. A me Instagram effettivamente non fa aggiornare il feed. No, Byakuya non l'ho trovato perché non sono ancora arrivata ad altri 150 diamanti. O meglio, in verità devo arrivare a 120 perché poi avremo anche i ticket. Vedremo appena ci arrivo. Adesso ne mancano 100 ancora. Quindi, vabbè, fra 2 settimane di sicuro. Spero la prossima settimana di poterlo già fare. Perché tra lunedì e lunedì è proprio non posso pullare. Caspita, no, devo farlo la prossima settimana. La prossima settimana farò. Proverò. No, che proverò? Bisogna arrivare a 900. Questa settimana si farmano un sacco di diamanti e si finisce di pullare su Meliodas. Assolutamente. Almeno uno lo devo avere. E come chiamo io Telegram? Sì. Sni. È molto più comodo, fatto meglio Telegram per alcune cose. Quanti M per ora? Zero, Paul, zero ne ho trovati. Zero spaccato con 750 diamanti. Zero. Però in compenso ho maxato l'ulti a Zeldris rosso. Sì. Ma il giorno dopo ho trovato 20. Cioè, sono stata così sfortunata martedì che mercoledì, nonostante la sfortuna con la connessione, ho trovato 20 arcangeli, ho trovato un Sariel e un Tarmiel. I primi, perché non l'avevo, non avevo neanche uno. No, ne ho uno e uno adesso. È più comodo per tutto Telegram. Sì, no, beh, è sicuramente comodo. Io cerco di usare poco entrambi, in verità. No, non è vero. Vado molto a momenti. Ecco, poi WhatsApp lo uso magari per cose col mio capo o cose del genere. Telegram più per i gruppi, capito? Su WhatsApp i gruppi sono indecenti, secondo me. Però per le chat private cambia poi poco. Ho trovato la Ok, Sari e Tarmiel. Io ho fatto solo un giro su Assault e l'ho attrezzato. Che fortuna, Byakuya, quanto ti invidio, è vero.
Io spero che mi succeda con The One, come con The One a questo punto, che nelle ultime due multi ho trovato due The One. Cioè, è quello che spero tantissimo. Se no, non compro più niente su quel gioco. Ascoltami, Seven Deadly Sins. Fammi trovare ben 4 AM, 4 Assault Mode. Dai. Allora, io richiedo nei prossimi 150 diamanti, due Sariel, un Ludosiel e almeno due Meliodas Assalto. Sono solo 5 SSR, dai, uno per multi, che cosa volete? Così lo faccio a 3 invece che farlo a 2, dato che poi c'è anche quello di 900 e chiedo poco, no? Che cosa sto chiedendo? Niente, su, su. No, eh. Più ho curato draw blu 5-6, Sari, bellissimo. Ma scritto verde, no, quello ce l'ho, Bloxy verde. Ah, ti è andata molto bene. Sariel 4 su 6, Taryn 6 su 6, GG. Soprattutto per Sariel. Droll anche, adesso io non so quanto ce l'ho perché qualcuno ne avevo trovato, credo di averlo a 2 o 3, non a tanto. Mi sta venendo via lo smalto. E magari lo cambio perché colore lo metto per domani, vediamo. Che fai ora? Sto non usando i miei ticket perché sono di nuovo entrata nel mod. Non usare i ticket adesso. E dopo aver fatto le daily proviamo a fare Escanor Bosque. Non l'ho ancora fatto. 24 euro per mettermi in Genshin Impact nel telefono. Come hai speso 24 euro per metterti in Genshin Impact nel telefono? Cosa vuol dire? Ho preso la mia PS 128 giga. Ah, però. Cioè, devi considerare che non è che soltanto se metti più memoria fissa, cioè, che ti basta mettere più memoria fissa per riuscire a fare andare un gioco. Cioè, deve avere la capacità di gestire tutta la roba che gli metti al telefono. Quello. Entrava il gioco. Ci sarà un motivo. Cioè, tipo, mai riempire i telefoni al massimo della loro capacità. Cioè, piuttosto veramente ti conviene cancellare. Cioè, formattarlo. Io l'avevo formattato il mio vecchio quando l'avevo fatto così perché potevi continuare a cancellare roba, però non ti tornava mai la memoria che ti serviva. Ma c'è la missione questa. Ieri c'era, quindi penso ci sia anche oggi. Ho cambiato idea sui ticket, è stato veloce, vero? Come cambiare idea velocemente? Tutorial by Giada. Oppure cambiare telefono, giusto? Bravo Hexagon, vedi quei soldi? Li potevi mettere nel nuovo telefono. Ciao Cromatro, buonasera. Eroi, dobbiamo fare le altre cose. Ciao Cash, grazie per il follow, buonasera. Do you talk English? Do you speak? I can speak English, but we are all Italians here, so I will mostly speak Italian. Da chi ce l'ho? Qua. No, no. Ho sbagliato a cliccare. Equipaggiamento. Non so se ce l'ho da lui, ma devo tirare su. Sì, guardate che roba c'è. No. Ho sbagliato freccia. Chi è che ha un equipaggiamento da tirare su? Dai, l'ho fatto ieri sera, me lo sono dimenticata. Qua. Vedi, bam. Poi io ho equipaggiamenti a caso tirati su. Non era questo che ho tirato su ieri. No, era uno HP Def, secondo me. Vabbè. Che fa? Madò. Veramente. Non ho più pietruzze. Vabbè. Sono povera, non ho soldi per un nuovo telefono. Dai, mettili pian piano da parte. Trovi gli sconti. Questo fatto. Dobbiamo fare a battaglia boss. Tra l'altro, devo cambiare battaglia boss.
By the way, Cash, if you need something, you can ask. I will answer you in English. Taglia boss forte Solgres, dai, veloci. Cioè, nel senso, sono veloci, non veloci noi. Battaglia boss, anche qua dovremmo usare questi. Anzi, pochi, ne usiamo. Il mio telefono ha manco 2 anni di vita, non lo cambio. Sì, anch'io faccio questo ragionamento, cioè proprio almeno 2 anni deve passargli il mio telefono, altrimenti la marca non vale i soldi. Proprio. Infatti con OnePlus ho fatto 2 anni e un po', quindi se la cavicchia. Spero di arrivare a 3/4, però non so quanto sperarci. Il mio telefono prima di questo è andato 8 anni ancora, ma che telefono era? No, però cioè, io ho bisogno di un telefono che sia abbastanza scattante, perché se mi si impalla che sono fuori Italia un po' mi turberebbe. Il mio nuovo team è Drawblue, sta rossa verde, Zeldris, rosso melascolo, Assault Mode. Ma dici per fare coso? Aspettate, che dobbiamo. Ma scusate, stavo pensando a una cosa. No, ma non è abbastanza. Devo provare veramente con Elizabeth. Però è dura farlo con Elizabeth. E secondo me non riesco a farlo neanche alla difficoltà media. Samsung S3 ne ho. Ah, ok. Samsung non li ho mai usati. Mai avuti. Ho avuto Nokia, il Lumia. Poi sono passata all'Asus Phone e poi adesso con OnePlus. Sì, Samsung, Huawei, quelle cose lì, proprio troppo mainstream per me, sempre cose un pochino più piccine. Melascolo non serve a niente, solo per l'unica di Assault Mode. Che non ho, quindi. RIP. Yay. Ops. Voi non guardate come continuo a fare queste cose. Il suo unico problema è che si scarica velocemente, che nessuno vende più la sua batteria. Dai, finché sei a casa non è un problema. Grazie a te, Invertarik. Cioè, io molte cose sul telefono le sto un po' tralasciando. Tipo anche fare attivare la promozione, perché tanto sono a casa e quindi non è che mi serve la connessione dati. Se devo telefonare a qualcuno uso WhatsApp. Faccio la chiamata tramite WhatsApp. Shotto il demone grigio estremo, bellissimo. Vabbè, io qua lo sto facendo in auto a difficile proprio perché per pigrizia, l'ho fatto troppe volte, non mi va più di fare. Ogni tanto lo facciamo a inferno, però. Sì. Ormai. Non lo so, ci gioco solo per pullare quasi. Io sono Apple o Samsung? Apple non l'ho mai avuta. Mio padre è fan dell'Apple. E a proposito, oggi è la festa del papà, ricordatevelo. E qua facciamo. Ok. E anche mio fratello ha un iPhone, se non sbaglio. Credo sia tipo quello vecchio che aveva mio padre. Ora lo prende anche tramite l'azienda, quindi diciamo che gli conviene. Io Apple non credo che la prenderei, principalmente perché mi trovo così bene a fare tutti i miei maghini lì, cosini su telefono. Anche perché se. No, vabbè, riuscirei a giocare. Non so se riuscirei a giocare a Fate, vabbè che non ci sto giocando tanto, però Fate Grand Order potrei non riuscire a giocarlo da Apple. Non lo so. Lo so, non ci ho guardato. C'è una cosa tipo, non lo so, la questione dello scaricare una pick up e installarlo. Sull'Apple, cioè sull'iPhone. Perché io ero convinta che non si potesse.
Beh, 11 e 2 è fatto senza sedere, no, no, Kimberly. Beh, però se riesci a farle nel 3 non è male. Salto mode secondo me maxato con giusto tempo può essere tanta roba. Sì, sono d'accordo. Sai come sarebbe tanta roba? Averlo. Proprio quella. Quello che non ho io. Piango. Comunque oggi ho 10 pullate, non so se accumularle per la prossima settimana oppure farli quelle dei ticket. Ma perché ho. È cambiato. Ah, ho cliccato la cosa sbagliata. Che paura. Ah, ok, questo devo fare. Boss finale. Quello dobbiamo fare adesso. E recuperare l'equipaggiamento. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosina. I nostri. Dai, se prendiamo 1000 diamanti qua, le facciamo subito, ovviamente. Diamanti, bellino, 3 diamanti non mi sono dispiaciuti. Un diamante, siamo a 4. Mi è crashato? Oh no. 10 diamanti, 10 diamanti. 30 diamanti! Che cosa? Oh mio Dio, 30! 30, non sono 1000, ma sono 30 diamanti. È una multi. Ma io piango, bellissimo. La prossima volta 1000. Stupendo, 30 diamanti così. Oh, quello dopo era 100. 30 diamanti, non è mai successo. Abbiamo sempre beccato i soldi, massimo 1 o 3 diamanti. 30. Mamma mia. Oh, dove sono i miei diamanti? Uè. Devono arrivare. Ah, no, beh, perché. Dammi i miei diamanti. Non mi apre la. Non mi sta aprendo. Ecco, sono stata così fortunata che mi è crashato il gioco. Ma mi pare normale. Ma non è possibile. Madò, se non me li dà sti diamanti. Ora crasha. Crona, tu me l'hai chiamata sta cosa? Ma perché? Oh, mi è crashato veramente. Il massimo. Beh, buono, 100 diamanti. Ciao Lollipop, buonasera. Io trovo soltanto diamanti. Io prima ho trovato soltanto. Devi uscire, devo chiudere il gioco, devo uscire. Clicco qua, posso cliccare ovunque, non mi dà nulla. No, è proprio crashato. Vabbè. Dicevo, io beccavo solo soldi in Lollipop, poi è successa questa cosa oggi. E vabbè, è crashato il gioco. Che gioia. Gioia infinita. Potresti credere un po' di più in me, gioco? Così, per dire, non mi dispiacerebbe. Magari darmi qualche mega da assalto. Non è che io ci rimango male, eh. E così, in teoria, praticamente arriviamo a metà dei diamanti che dobbiamo fare per pullare Meliodas Assalto. Questo vuol dire che martedì pulliamo su Meliodas di nuovo gli ultimi 150 diamanti. Cioè, gli ultimi 150, sì, avete capito, 120 diamanti più i ticket. Sempre che me li abbia contati. Io ho fatto lo screen. Voi credete, io sono una persona così poco fiduciosa che le cose vadano bene, che appena c'è qualcosa che effettivamente sta andando bene, devo avere la prova, così se qualcosa vuole cancellarmi quell'unica volta in cui è andata bene, ho la prova del fatto che sia successo. Voi dite, hai anche la live? Avete ragione, ma è molto più veloce da avere lo screen. Sì, ne ho già spesi 750 Hexagon, ma devo arrivare a 900 per arrivare a Meliodas garantito. E quindi me ne servono altri 120, perché 10 sono i ticket, e quindi mi servono 120. 120 me ne servono Hexagon, non 150, per la questione ticket solo.
Ok, va bene allora. Guarda questi 34 diamanti, quanto sono belli. Stupendi. Pochi punti, cattivi punti, pochi punti. Mandiamo dei punti, amici. Manda tutto. Pochi. Riprendiamo i punti. Miau miau. Grazie, così abbiamo fatto pure la missione. E no, non è vero, qua la dobbiamo fare la. Oh, ce la posso fare. Negozio. Negozio monete, dove sei? Qua. Davide Borno, grazie per il follow. Buonasera. Io scrivo tutto pure per questo per memoria fine. Ah, ho capito. Hai ragione. Ci sono. Cioè, a un certo punto la galleria è così piena che veramente bisogna far pulizia. Non fate questa cosa, io voglio soltanto fare la. Cioè, fatela in verità se volete, chi se ne frega. Voglio solo fare la missione. Che squadra usi per battere Escanor Boss? Provo, dato che non l'abbiamo ancora fatto. Proverò, e non ho Meliodas verde. Liz Goddess, Melascula. L'abbiamo detto prima. Jude come quarto. E Meliodas rosso. Perché non ne ho altri. Cioè, non ne ho altri. E quindi uno fa quello che può. Diciamo. Mi ha guardato la skin in modo quella con la lava. Adesso le guardo le skin. Sai che non le ho guardate. Perché non cioè, se l'avessi trovato le avrei guardate, ma non l'ho trovato. Quindi che devo fare? Oddio. Julil, grazie per il follow, buonasera. Io sperando che questi bastino per fare. Non credo basteranno. Vediamo. Sì, ok, va bene, erano 10. Molto molto bene. Così ci facciamo anche l'altra missione. Ci manca soltanto quella che andiamo a fare adesso. Che è Scanor Boss. No, Max, mi dispiace. Andiamo di qua. E andiamo qua. Io ho tutti i personaggi tranne Liz. Ma Liz Goddess? Come tranne Liz? Per le skin devi andare sul negozio. Sì, lo so, hai ragione. Mi stavo dimenticando di guardare le skin. Mi ero già dimenticata. Andiamo a vedere. Sì, lo so. Lo so, vede dove si trovano le skin. Non ho assolutamente buttato 90 diamanti per la skin di Escanor The One versione Natale. No, anche io. Quando mai? Questa? Meliodas Furioso. Madò, è perfetto per andare a pattinare su ghiaccio. No, scherzo. Crash Nebula su ghiaccio. Madò, Crash Nebula. No, a parte gli scherzi. Non è male. Cioè, in verità mi ricorda un po', ma anche Zeldris me lo ricorda molto di più la tutina da pattinatore su ghiaccio. Mi piace tanto la spada, per vederla meglio, però la spada sembra veramente, veramente bella. Questo è trashissimo. Assolutamente quello che gli prenderò. E poi ci metto un palo vicino. L'accetta, no, ma che roba è? Stupendo, troppo trash. Assolutamente troppo. Ma che sta roba? Che. No, bellissimo. No, ok, forse questo. Effettivamente è la skin più bella che tu potessi prendere. No, è carina. In verità è proprio carina. Io vedo questa. No, cosa? No, cosa no? Qual è che avevi preso? Scusa, stavo. Cosa andavo a fare? La città della gente. Nel vero senso della parola. No, io voglio questa. Voglio assolutamente questa. E poi ci attacco. Cioè, tocca un palo proprio. Poi tipo gli diamo un telefono, un numero di telefono e va a fare tipo le feste di addio al nobilato. Cosa che sono? Cioè, veramente. È troppo trash. Allora, facciamo questa che non la faccio da una vita. Beh, è andata benino.
E adesso andiamo a fare Escanor. Anche se mi sembra. E invece non mi avete detto una cosa che mi sono dimenticata di fare. Prima di fare Escanor. Andare a comprare le cose qua. La prima, no, ok, quella giustamente quella che credo puntino tutti. È la più carina. Anche se potevi prenderlo, quell'altro, Vigile del Fuoco. Non capisco perché tu non l'abbia preso. Un giorno lo prenderemo tutti. Allora, donazioni. Voilà. Che a forza di risvegliare i personaggi ho di nuovo finito le cose che ci sono per il quinto risveglio. Dite poco. Anche se ormai siamo alla fine dei risvegli, ma proprio alla fine fine. Qua, negozio materiali. Oggi a mio Diluc piace tanto morire, sarà morto una decina di volte solo. No, povero Diluc, ma no! Ma Ningguang non muore da un po', direi. RIP Diluc. Però non è che li faccia fare chissà che cosa, effettivamente. Al massimo un dominio, il boss. Però in verità una volta che hai Zhongli è difficile che ti muoiano i personaggi. Cioè deve proprio andarsene lo scudo. Grazie te per i bit. Buon appetito. Buona cera. Buona cera. Che se no ce lo dimentichiamo. Ok, adesso non posso più posticipare. Andiamo. Da lui. Da Escanor. È morto Bennett in un dominio che io per mandare un messaggio. No! Io da lì sono. Cosa? No, allora aspettate. Ma quale faccio? Inferno o estremo? Secondo me perdo anche estremo. Vediamo se riesco a farlo. Ho 3.000 gemme, sono. Torno. Quando l'avevo trovata? Vai, in bocca al lupo. Spero che tu la trovi il prima possibile. Allora, questo è quello che volevo usare dal boss Gilda. Questo era uno che mi ispirava da provare. Dov'è? L'altro. E questo è il team che volevo usare. Solo che non è che si è messo troppo bene. E quello è il problema. Povero, gli unici, anzi l'unico equipaggiamento che ho inciso è questo, che posso dare in questo team. Melascula l'ho sempre considerata zero spaccato. Solo che io ho paura che mi attacchi Melascula. Le darò HP crit, così, giusto per darle un po' di HP. Chi è che colpisce per. Contro chi va per primo? Ciao Psycho Zao, buonasera. Difficile, fidati. Di me è schifoso sto boss. Mi fiderò. Come difficile? Quindi era quello prima, ancora. Cioè non l'ultimo, non quello medio, ma il primo. Così tanto. Bel casino. Come sono messi questi? Sì, sono circa decenti forse. Vediamo, vediamo, vediamo. Escono è rosso. Sibia qui è rosso. Però io punto tutto sulla riflessione di Elizabeth. Vediamo se ne ho un altro da qualcuno. Ah, ecco, era quello che stavo tirando su. Bel casino. Prenditi questo, Jude.
esatto, gli alleati riflettono il 10% dei danni subiti, che è una delle cose che ci interessa. Come è andata su Assault Mode? Male, malissimo già, malissimissimo. 750 diamanti e 0 cose. Quindi muore di è l'unica cosa che posso provare a fare, Byakuya. Non ho neanche Meliodas verde, quindi devo mettere quello rosso e ho tra l'altro un CC basso qua. Difesa, resistenza, PS. Che cosa dare attacco? Scusa, la riflessione di Elizabeth su cosa si basa? È solo sul danno. No, che questo devo guardare. Recupero, ok, tutti i PS. Riflette il 50% dei danni subiti durante 2 turni e cura 9 PS pari alla metà dei danni riflessi. Niente, andrò con 5 PS, quindi non so gli altri come vanno, però l'importante è che non muoia cosa. Perché alla prima devo fare l'ulti di Meliodas, alla seconda spero di riuscire a riflettere. Mi arriva di sicuro. No, è impossibile, Zhao, che sia andata meglio di te. Proprio molto molto difficile. Forse è andata simile. Forse l'unica cosa in cui può essere andata meglio di te è che hai pullato fino a 900 e non hai trovato neanche Meliodas. Perché io per ora sono ferma a 750 e 0 spaccato. E quindi proviamo col 5 PS. Secondo me crepo. Abbiamo un sacco di stamina da buttare poi. Altri 50 prima già dal web event. Ho dovuto farlo ora che prima non avevo il QR code. GG, anche io devo servire oggi le cose. Sei chef di filo un Tarmil per ora? Beh, allora a posto, più o meno come la mia. Spero che poi ti vada meglio. Sì, il blu batte il rosso, esatto, Prona. Non ti fai personaggi blu. Tu come l'hai fatto, Byakuya? Non mi ricordo più come si fa. Se non sbaglio. Ah, caspita, lo devo stordire all'inizio, ma non mi è uscita la cosa di Elizabeth e quindi non l'ho potuto fare. E neanche così. Oh, trovata! GG, cromatria, colpo di assalto. Non mi sembra che sia blu. Ah no, con Droll sì. Ah no, hai ragione. Come? Non è il secondo che si toglie il debuff. Anche RIP tantissimo Meliodas. Invece. E no, adesso rileggiamo. Usa top status ogni turno. Cos'è top status? Pressione assoluta, numero di abilità. Ecco, rimuove i buff e i debuff e diventa immune a questi effetti quando la barra mossa finale dell'eroe è completamente piena. Se il boss non riesce a usare abilità durante il suo turno, la mossa finale si riempie completamente. Se i PS restanti scendono sotto il 30 diventa immune. Aumenta furto di vita. Ah, esatto. Nella prima fase lo posso stordire. Si toglie. Cioè, adesso non lo posso stordire, ma al primo turno avrei potuto stordirlo. Quanto ha Elizabeth? Ha 2 su 6, purtroppo è bassina. Comunque è diventata richiesta su Genshin per un. Perfetto, Kindred, perfetto. È stupenda l'ascula. C'ho un po' paura, perché qua si crepa tantissimo. Vediamo.
Però questa cosa e questa cosa e questa cosa. Questo è il casino. Questo è il grandissimo casino. Maledizione. Niente, ho perso. Purtroppo così non va. Così non va proprio. Ma zero spaccato. Volevo ammazzarlo a questo turno. Vediamo una cosa. Sono solo curiosa di vedere questa cosa qua. Che dopo volevo fare il debuff di Melascola che gli toglie gli HP, visto che rimane stordito, però poi si carica l'ulti. Tipo questo non è il modo in cui si potranno fare le cose, ve lo dico io, però se muore questo turno, magari riesce a morire anche quello dopo. No, in verità bisogna farlo quando ha l'ulti. Niente, non è andata per nulla bene. Peccato. Ah, ma adesso è pure immune. Giusto, perché è al di sotto del 30%. Sei addio proprio. Melascola, tu cosa fai? Vabbè, vediamo che cosa fai di Isabeth. Le carico l'ulti o ci provo se magari easy, io la vado a 4 GG. Lo so che non sono blu, ma ho fatto tante le stelle rosse, provocazione di troll più unica di meglio. Adesso un attacco a 3 stelle, tutti i buff che ha l'ho shottato. A che difficoltà abbia qui? Ho trovato l'Izzy la quarta multi. Beh, è buona l'Izzy la quarta multi. Vabbè, ciao, è stato un piacere. Dovrebbero fare riprova da qua. Sarà molto divertente provare all'infinito, vero? Molto divertentissimo. Fatemi pensare, per fare prima devo caricare sedia. Devo caricare prima l'ulti di Meliodas. Cioè, tra l'altro, noi lo stiamo facendo estremo. Neanche inferno, là, quell'altro, ok. Non va bene. Però almeno colpisce quello a sinistra, che è Meliodas. Te l'ho detto che va schifo sto. Ma ho letto molti che se ne lamentavano. Ce la dobbiamo fare. Poi lo faccio tipo al livello più basso di tutti. Però vedete, non mi viene fuori lo stordimento all'inizio. Quindi che devo fare? Tolgo questo e carico. Inizio a caricare Meliodas, ma quanto lo carico? Poco. Due. Ma che schifo di carte. Ma basta carte di stella tipa lì, Melascula. Caricherò 3 volte coso. Però così non ho l'ulti di Elisabeth. Sono un idiota. Sono un idiota. Dovevo buttare una carta. No, niente, proprio.
Cioè, ho l'ulti, ma non ho lasciato lo spazio per l'ulti, cioè, ci rendiamo conto, vabbè. Sta cosa. Allora, al primo turno non faccio l'attacco di Meliodas. Ah, adesso è arrivato l'attacco di Meliodas. Grandissimo, come quanto volevo, guarda. E adesso farà l'attacco a Oe e mi ammazza Melascula. Fatto. Via, altre stamina. Se non ci avessi pensato prima. Ciao Nagi, buonasera. Ma fai morire il team 3 volte? Eh? In che senso? Eh no, mi shot, cioè mi shotta, mi ammazza con l'attacco AoE purtroppo. Dovevo farlo prima. Cioè un turno prima dovevo fare l'ulti di Meliodas e vedere se era abbastanza. Non so che riuscita a farlo. Abbiamo appena iniziato Nagi. Non ci avevo ancora provato. L'aggiornamento hanno messo anche l'idea di mettere più name card, giusto per ricordarti. Ah, hai ragionissimo! Me l'ero dimenticata, Kindri, grazie. Ah, scusa, figurati Nagi. Devi vincere per forza. In che senso? Ah no, ma ce cioè, la voglio fare, non è che voglio soltanto la missione, l'ho già fatta la missione, cioè con questo. Però vorrei provare, capito, a fare qualcosa, cioè a farmelo dei punti. A vincere una volta, capito? A prendere la skin di Escanor. Quella la voglio prendere. Ah, adesso è arrivato lo stordimento di Elizabeth. Grazie. Sono un po' indecisa, ma dato che devo tirar su Elizabeth. Ah, poi muoio in fase 2, cioè ne siamo tutti molto convinti di questa cosa. Allora, tu cos'è che fai? Ok, questo qua due incendi e vediamo se va così. Come immunità? Ah, l'ultimo, madò, l'ulti carica, che maledetto. Eh no, non ho guardato che. Ops! C'è un cane che abbaia fuori. No, niente, mi ero dimenticata di guardare l'ulti. Ciao, adesso per 2 turni. È invincibile. Non ho controllato l'ulti. Però allora mi serve qualcuno con dissoluzione. Scusate. No, devo farlo. Quindi quando è che. L'ulti se la carica al secondo turno già. Ho aperto un M, ce l'ha due. 3 pullate, un M, un Cyril. Molto buone, Nagi. GG. Quanti punti facciamo? Se lo, cioè, ce la facciamo a farlo difficile? Ecco, stamina buttata proprio tantissimo. È rimasto un cerchietto blu. Vediamo, difficile. Sì, la stavo facendo esperto, cioè ci ho voluto provare a farlo esperto. Vado, inferno è improponibile allora, scusate. Cioè, ci avevo pensato un po' a usare sta rossa, lo devo ammettere, ma non l'ho messo, cioè non ce l'ho messo troppo bene.
Quindi, o gli do il cibo dell'ulti per avere l'ulti al secondo turno, però al secondo turno lui ha tutta. Ho capito perché bisogna stordirlo subito, perché così fa l'ulti al secondo turno, al terzo gli ulto io. Se vabbè, allora devo restartare finché non ho un stordimento pronto. Bella fregatura. No, non ce l'ho mono. E tutti va fa no. Purtroppo no, Nagi. Cioè, credo che questo sia l'unico team in cui io, cioè, che io posso usare. Volendo posso usare. Madonna, ma è forte uguale, scusate. Ma è uguale identico. Non mi è cambiato nulla. Ah. Caspita. Non si è caricato l'ulti. Vabbè, farò sta cosa. Tanto ora se la carica. Giusto per. È una manna contro escono. Ho visto che l'hanno messa tra i consigliati pure proprio il gioco. Però no, lì ho soltanto Matrona, Diane e c'è Valentina, Lilia. Niente, secondo me crepo anche è difficile. Faccio sta cosa. Questa. Anzi. È ancora meglio. Faccio questa cosa. Questa. E questa. È l'unica. Almeno ho tutte le ulti ora. Spero che non mi ammazzi Melascula. E ora me lo annulla lo scudo che lo faccio a fare allora. Cioè. Ma dai! C'è pure difficile, quindi tanto vale farlo estremo. Scusate, è uguale. No, però dite, costa meno stamina. No, non è uguale. Qua potevo ultargli il secondo turno perché non si era tirato sull'ulti. Lo so che è più forte contro i demoni, Nagi, ho letto, però anche con il team, avevo fatto il team con quelle che diceva il gioco, quindi Lilia Blu, Matrona e Diane. Non è che mi sia molto andato, perché ho provato poi poco. Avevo messo Liz Goddess come quarta invece che Marmas o Jericho. Che in Gilda da me molti l'hanno fatto con questo team, quindi volevo vedere se riuscivo a farlo anch'io, anche se sono personaggi che l'unico che ho portato su appunto è Liz. Ma vabbè. Quindi, main priority è. Caricare coso. E buttiamo questa cosa qua. Non lo so. Non sono troppo convinta. Dopo faccio le altre due cose. Fatto. Cromatre, lo so. Eh no, però come prima, scusate, non riesco. Devo farla. Piango. L'avrei dovuto fare.
Eh no, ma qua è uguale a prima, identico, identico. Avrei dovuto mangiare il cibo dell'ulti. Se non avessi l'immunità sarebbe più facile da fare. Sono d'accordo, che quell'immunità è abbastanza fastidiosa. Pofu Pogba, grazie per il follow, buonasera. Eh no, ma come cambia qui? Nulla. Vado. L'unica cosa che posso fare. Sarà immune e che devo fare? Faccio comunque gli attacchi. Allora. Se non fossi immune. Guarda, non gli ho fatto niente, che strano. Solo perché non aveva debuff addosso. Maledetto. Niente, allora, poi ci riprovo un'altra volta con il cibo ulti, sperando di riuscire a caricare subito l'ulti di Robino, signorino, coso. Quindi, o mi viene fuori una carta di Melascula, oppure dovrei farcela comunque. Vabbè, questa la chiudiamo. È stato un piacere. Grazie, Invertarik. Io ci verite il mamma mia se mi piace. Attenzione. Quindi, il piano è ci proviamo di nuovo con questo team, sperando di farcela, poi cambiamo team. E io ho fame. Questo è un problema. No, perché ho già fame. Cosa mangio oggi? Poi è venerdì. Allora, cambiamo cibo. Madonna, adesso voglio io di torta. Mettiamo la torta di mele. Finché non riusciamo a fare l'ulti di Meliodas al secondo turno, ci proviamo. E saltiamo. Eccoci qua. Allora, i miei preferiti. Io voglio finire la Channel Fix, non è completo. Tutto in gioco. Io mi dissocio da quello che ha scritto Crona, assolutamente. Sapete che quando è uscito Fairy Tail in italiano, se non sbaglio, l'avevano annunciato, avevano fatto vedere la prima puntata, credo, a Rimini Comics. Era comunque un... Ti pareva? Che maledetta che sei. Così mi usa l'ulti al secondo turno. Che quello è una delle cose che volevamo. Spero. Ah, non me l'ha usata al secondo turno. Perché non me l'hai usata al secondo turno? Ti odio. E faccio questa cosa qua. Ah no, che hai usato due carte, perfetto. Dicevo, era un grande achievement, aspettate. Un traguardo importante comunque, essere riusciti a portare Fairy Tail in Italia in italiano. Che potete dire quello che volete sul fatto che in giapponese gli anime siano più belli e tutto quanto, però è molto importante che poi vengano portati in italiano perché poi è una cosa in più che si porta in Italia, altrimenti cioè, poi non si faranno passi avanti. Allora, proviamo a fare sta cosa. Speriamo. Madonna, non l'ammazzi, piango. Non ci credo, ma l'avete visto? Ma l'avete visto? Gli sono rimasti 2 HP. Vai, una parole. Va benissimo che poi sei in Italia, non credo. Ma secondo te una persona, cioè un qualcosa dovrebbe mettere soldi su una cosa che non...
non porta, cioè, perché uno dovrebbe investire su una cosa che è nuova, di nicchia, queste cose qua. Se invece le portano in italiano, piano piano diventano sempre meno di nicchia e così poi possono investire anche su quella cosa lì. Cioè, non è che le cose le fanno perfette la prima volta. Mi hanno veramente fatto un gran lavoro anche se per il suo giappo, ma niente, doppiaggi non mi sono dispiaciuti. Io non l'ho sentito. Tutto questo però io non l'ho visto in italiano perché l'avevo già finito quasi praticamente. Anzi, io l'avevo già finito Fairy Tail perché poi mi ero messa a leggerlo. Comunque c'eravamo quasi, quindi vado avanti. E non l'ho più guardato per quello. Vado ad accompagnare la mia nipotina e la mia sorella a tra poco, a dopo Nagi. Sì, siamo qua poi ancora. Cioè, non so, dipende quanto ci metti. Se ceni anche là, no. Però dovremmo esserci ancora. Allora sì, Nagi, assolutamente. Allora, sì, ma non vuol dire che ora sia una cosa fatta peggio, vuol dire che se è fatta male va bene. Cosa vuol dire? Nessuno ha detto che c'è qualcosa di fatto peggio. Io sto dicendo che tu, persona che accetta di portare un anime in Italia, se devi vedi che è una cosa di nicchia, se devi scegliere se dargli il pacchetto A da tantissimi soldi, super qualità, il pacchetto B medio, il pacchetto C scarso, decente, il pacchetto D scarso e basta. Vedi tra gli ultimi due pacchetti perché dici perché devo puntare così tanti soldi su una cosa che in Italia non è così diffusa queste cose qua, allora dico vabbè vediamo con uno dei pacchetti che mi costano di meno. Se invece uno vede che è una cosa che sta diventando sempre meno di nicchia, sempre più importante, tutto quanto, allora poi ci fanno due pensierini. Cioè, è quello il punto, che non è una cosa la fanno già dicendo, oh bello, questo anime mi piace, decido di metterci un sacco di soldi perché voglio farlo doppiato bene. Cioè, quelli sono tipo dei santi, cioè, nel senso, non è così fattibile come cosa. Andrò a cambiare se non vi trovo aggiornato su Discord. Sul fatto se sono riuscita a farlo o no, te lo dico subito, no, perché adesso ho... Madonna, quanto ti odio. Basta, me ne vado. Cambio team. Cambio team. Poi devo cercare di tirare su i personaggi. Mazzafrus. Ah, Mazzafrus, mi tutto. Grazie per il follow, buonasera. Escono Rinel, se ci piacerebbe. Non sto riuscendo a farlo neanche a difficile, estremo, quel che è. O non mi arriva lo stordimento o non riesco a caricare l'ulti di Meliodas, quindi... E soprattutto quando fa l'attacco e mi crepa Melascula, devo puntare qualcosa di più su... Madonna, perché non ho cambiato l'equipaggiamento su Melascula? Buongiorno! L'avevo dato l'equipaggiamento di The One, però non va bene qua. Mi piaceva perché era tutto buildato, ma non è quello che le dovevo dare. Prendiamole questo, vediamo se migliora e se non crepa. Questo d'attacco, possiamo cambiare. Questo, vediamo un attimo come siamo messi. Ah, questi sono quelli che dobbiamo ancora switchare, ci rendiamo conto, ce ne ho un altro. Elizabeth, Jude. Beh, che dire, quante incudini abbiamo? Abbiamo le incudini, possiamo provare a tirarci su qualcosa di nuovo. Tra l'altro ne abbiamo molte di più rispetto all'altra volta. Ne abbiamo 1815. E abbiamo da cambiare. No, vabbè. Sono tre pezzi. Riusciremo a cambiarli? Per me è davvero uno spreco di energia. No, non ho mono, purtroppo. Non ho né mono né Meliodas verde. Cioè, sono proprio fregata. Nickname e policrono sono quasi uguali. Sì, è vero. È vero, è vero. Sì, comunque è abbastanza peso come boss.
Teodoro con soprannome Tigre e Drago. Io ho visto solo mezza puntata, secondo me. Ciao Ludo, buonasera, grazie per il follow. Non penso che sia comprato su Netflix, però è veramente bello. Quello non l'ho. Cioè, l'avevo proprio appena iniziato. No, non è vero, non era Toradora, scherzavo. Non l'ho proprio mai iniziato. Allora, vediamo se possiamo fare un pronostico su sta cosa. Questo lo accettiamo. Questo anche. Questo per niente. Questo ok. Veramente quello che. Quindi uno. Questo è buono, quindi 1, 2, 3. Quindi non le uso tutte, ne uso 1000. Facciamo il pronostico con 1000 incudini. Vediamo. Avvia il pronostico. Avvia il pronostico. 1000 incudini. Riusciremo a finire questo. No, non ci sta. Usciranno tre pezzi buoni. Oh, ce l'abbiamo fatta. Con tre pezzi intendo i tre che abbiamo appena fatto vedere. No, 5 minuti è troppo. C'è 2 minuti per il pronostico. E voilà. Ciao Fabrizio, buonasera. Hai mai visto Re Zero? Ho visto solo la prima stagione. E però il cosplay di Rem che non ho però mai messo perché poi è arrivato il Covid. Yes! Io devo dargli una seconda possibilità a ReZero. Mi ha detto che la seconda stagione non fa schifo come la prima. Anch'io dovrei riguardarlo. Ci sono mai visto ReZero. Niente spoiler, perché qua noi non l'abbiamo vista la seconda stagione, neanche alcuni neanche la prima, quindi niente spoiler. La seconda è molto più bella, ma infatti è in programma, però è sceso in lista, diciamo, di priorità. Anche da piccolo è bella in italiano. L'ho sentita, sai, in italiano, forse. Mi ricordo, no, credo di averla sentita, perché anche quello è quello che ho visto subito e non c'era ancora. Ciao, ciao, di buonasera! Questo c'è per là, dici che collerai. Corre zero, dici. Che sai che si può fare? Che sai che supero, dici? Sni. Dai, a chi non l'ha ancora iniziato. Vabbè, effettivamente è la prima puntata, quindi. Diciamo che è quello su cui si basa l'anime, in effetti. È come dire che in Fairy Tail c'è la magia. Quindi. Corre zero quasi confermato. Sapete che stavano parlando di di una collaborazione anche con Konosuba? Avevo visto. Lì non pullerei mai nella vita, ve lo dico. Con comunque ReZero. Pullerei soltanto se potessi prendere Rem. E penso che tu possa condividere la mia idea ora che rileggo comunque di nuovo il tuo nick. Cioè, ci pullerei solo per Rem, non per altro. Sapete di cosa si tratta? Serie 0 che non so cos'è. È la storia di questo tipo che. Come non è mai successo nella storia degli anime, vai in un'altra, diciamo, mondo o barra di dimensione molto simile ai videogiochi dove si restarta l'avventura quando crepa. E su questo si basa tutta l'avventura. È stato molto, ma molto a caso, lo so, è stata proprio tirata via, ma così almeno non posso fare spoiler. Ma è cambiato. Sono molto confusa. Quindi a 815 ci fermiamo. Beh,
Super resistenza, ci va bene la resistenza. Ma quindi è perché così posso farlo, non posso cambiare da qua. Ma perché mi dà quelli sotto? Vabbè, Zau, se non l'hai mai visto, sicuramente non puoi dare un'opinione a riguardo, nel senso, non si può giudicare una cosa senza averla almeno provata a vedere, secondo me. Questa è la cosa che in italiano che in Giappo. Io l'ho visto un po' e un po'. Però devo anche ammettere che mi ha dato abbastanza bene i doppiaggi, a meno che non sia dello stesso anime, due doppiaggi diversi nella stessa lingua, tipo quando hanno fatto il film di Seven Deadly Sins. E lì mi ha turbato abbastanza. Il tema è tipo... Sì, volendo, sì. Molti sono poi abbastanza simili a Sword Art Online. Vediamo se esce il no, maledetta difesa. Sword Art Online ha fatto meglio in italiano di Shingeki no Kyojin. Diciamo che in Shingeki ci sono dei personaggi che sono doppiati malissimo perché sono dei personaggi non secondari, cioè terziari che poi spariscono. Ma... È proprio che magari hanno pensato più ad alcuni personaggi, quelli più importanti, e gli altri li hanno proprio lasciati lì. Io mi ricordo ancora che c'è una tipa che dura credo una puntata, che vi giuro che quando parla sembra che siano andati in giro per strada e abbiano chiesto a una: "Scusa, puoi dire queste cose?" E quella persona le ha dette, cioè... proprio è stato un po' me. Vediamo, c'è anche questa cosa qua. Io riesco. Crea concordo. Ma hai appena detto il contrario, prima tre. Non avevi detto che lo preferisci in italiano? Strano che devono ancora doppiare le zero in italiano. Beh, non credo abbia avuto la stessa. Cioè, non so quante visualizzazioni ha avuto, però Shingeki mi sembra molto più... essere andato molto di più. Cioè, vi giuro che l'anno in cui era uscito Shingeki no Kyojin era stata la cosa principale delle fiere di quel periodo. Cioè, non c'era nient'altro. C'è stato il Rimini Comic subito dopo ed era troppo... Cioè, era boh... Shingeki no cosplayer. Cioè, nel senso, aveva l'attacco dei cosplayer di Shingeki no Kyojin, quella fiera. Ma qualsiasi cosa era a tema Shingeki, io non l'avevo ancora visto e sapevo praticamente tutto dopo quella fiera, cioè sapevo tutti i personaggi, era una cosa assurda. Spesso credo ci tenga negli anime, non sono d'accordo Rem, credo che questo sia soltanto una nostra abitudine, perché siamo abituati appunto a vederli in giapponese. Se mettessero molto... Diciamo molta... No, questa resistenza dorata se ne andrà. Molto effort, molto sforzo nello scegliere i personaggi, cioè i doppiatori in italiano. Cioè, scusate, non vi piace il doppiaggio di Dragon Ball? A me piace un sacco. Dragon Ball. Mi piace che chiedo con l'Accademia per i cosplay. Vabbè, ma è molto più... Ma qua ci deve proprio essere una resistenza dorata, eh. Ho detto che ho fatto meglio in italiano. Ah, no, perché... Ah, forse c'era un che non ho visto, non era venuto fuori. Perché il tuo messaggio... Vabbè, niente. Non so se o non c'era o che cosa. Avevo letto il contrario. Io ho finito High School D, non l'ho mai visto. Hai visto questa I molto prolungata? Jujutsu Kaisen. Vedete, è stupendo. È la voce giapponese è efficientemente replicabile, mantenendo fascino. Il seggio non l'ho visto.
Non hai mai visto Consiglio Funerale Alchemist Brotherhood? Sì, molto bello. Io penso che sia bello anche quello che non segue il manga, ve lo dico. Quindi tutti e due. Piace con quello, con quale? È scritto avanti. Sì, ah ok, allora avevo letto bene, perfetto. Per fruttare questo è bello doppiato. Dipende da quanto ci mettono, quanto sforzo ci mettono. Per adesso io non so come avranno doppiato Fairy Tail, però magari non ci hanno pensato tanto. Tanto è un cartone animato. Ah no, non funziona così. Adesso Goku fa pena. Non sono d'accordo. Cioè mi dispiace che poi abbia cambiato voce, ma è bellissimo. Niente, è perfetto. Goku stupendo. Non sono per niente d'accordo. Sarà l'affetto. Madò, di nuovo resistenza! 3 volte mi è uscita resistenza dorata qua sopra. Che noia. Sono indicato anche Sword. Guarda, mi vai bene così, che ti devo dire, oh. Teniamola così. Serio. 1%. Ma siamo seri. Madò, quanto ti odio. Questo qua è più full resistenza. Cioè, è uno dei pezzi di equipaggiamento che più ci hanno fatto penare. Ce l'abbiamo fatta. Cos'era questa? La collana. PS. Ok, no, questo va bene. Quali erano gli altri? Ok, questo e la runa. Cioè, tra l'altro abbiamo già usato un bel po' di... Molto buono. Un bel po' di incudini. Morto il doppiatore, che ci vuoi fare? Che dici? Poi Vegeta... Un point. Ho beccato 2 volte il suo doppiatore. Una volta in un pub qua in zona e un'altra volta invece in fiera al Modena Nerd. Solo che era a lavorare, quindi mi avevano chiesto: Giada, mi fai fare un vocale in cui mi saluta il doppiatore? Tipo, sapete quelle persone da cui meno ve l'aspettereste? Quelli proprio fissati con il calcio, solo calcio, e nel momento in cui scopre che a quella fiera c'è il doppiatore di Vegeta, fa: Ciata, non è che potresti? Tipo, scusa, da te? No, ma sei veramente tu? Però ero a lavorare, quindi. Tra l'altro, alla tana. Stizo, grazie mille per il raid. Ciao, però, grazie per il follow. Buonasera. Ma non è venuto fuori. Ma perché non è venuto fuori l'allerta del raid? No, Fulvio, grazie mille per il follow, buonasera. Grazie, Crona, per la sciacquata Stizzo. Come va? Come è andata? Hai pullato per Meliodas Assalto? L'hai trovato? Quante domande. Hai visto chi sei giù? Io no, anche se prima o poi lo volevo vedere. Ciao Stizzo, buonasera. Non so perché ci ha scammato l'alert del raid. Non l'ho cambiato, non ho fatto niente, quindi... Che tristezza. Non... Cattivo Streamlabs, cattivo. Grazie mille comunque. Come è uscito? Ma non ho sentito l'audio, è uscito senza audio. No, sono sorda io allora. Scusate. Io ho incontrato Leonardo Pacotto e Leonardo Grazia in un cartoon. Sì, me lo ricordo questo. Rimando visto che ci sono. Ok. E nulla, quindi noi stiamo continuando questa cosa qua. Dicevo, tutto bene? Me l'ha spullato per 900. No, poverino, mi dispiace un sacco. Probabilmente sarà il mio destino. Perché io sono a 750 diamanti pullati e 0 Meliodas. Adesso devo riuscire a farmare 120, perché poi ci sono i ticket. 120 diamanti. E poi arrivare a 900 sperando di trovarne qualcuno. Però, c'è un però.
Vabbè, che qua cambia. Oggi abbiamo trovato ben 30 diamanti nella lotteria, gente, prima non l'avrei mai, mai detto. Ma scusate, ma perché mi hanno fatto questa cosa qua se io non posso cliccare sotto? Cioè, sarebbe stato molto più comodo fare così. Cioè, perché me l'hanno cambiata sta cosa? Boh. Scuola di ieri. Io ho finito Serena di Sims da un sacco di tempo, cioè un sacco di tempo, meno di un anno comunque, quindi non so che cosa sia uscito ieri. E direi di parlare, no, esatto, e poi non vogliamo fare spoiler, comunque appena uscita, cioè non per me ma per gli altri. Ha messo un hype. Accidenti. Ma ci sono più momenti in cui ti può proprio mettere in hype, nella parte di quest'ultima stagione, secondo me. Quindi, e buon caffè tein. Bello questo è stato molto 0.15. Sì, molto. Qua facciamo questa cosa qua. Ciao Nagi, bentornato. Il manga quindi non mi conviene voler fare spoiler. Esatto, a spoiler si risponde con spoiler e la cosa non è per niente piacevole, perché poi in verità ci rimettono le persone che non hanno fatto spoiler e sono qua, che poveracci. No, scherzo, non rispondiamo a spoiler. Li mandiamo in privato a chi spoilera gli spoiler, così imparano. Dico solo che c'è meglio. Beh, e fin qua diciamo che in Seven Deadly Sins esiste il personaggio di Meliodas. Molto bene. No, però forse ho circa capito, ma credo sia veramente carina questa parte di storia. Ti riuscita a batterlo? No, sto cercando di tirare su l'equipaggiamento da dare a Melascula, perché poi prima avevo sbagliato anche equipaggiamento da darle. Perché per tipo 2 HP, no vabbè, sarà stato tipo 300 HP, che ne so, aveva proprio una tacchetta azzurra, non è morto con l'ulti di Meliodas. E che l'equipaggiamento di Meliodas, al massimo posso finire di inciderlo se ho ancora la roba per farlo. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto? Sto facendo 3 pezzi di equipaggiamento e ho già usato 500 incudini e non sto venendo fuori niente. La scuola deve essere... No, è che mi serve per fare sta cosa, cioè diversamente non, cioè non è che penso se, che sia un cattivo personaggio, da avere sul Grand Cross, è che a me non piace lei come personaggio, è questo il punto. Secondo te stanno accelerando troppo? Ah, tu quindi stai guardando anche l'anime? Ok. Che dire, ho provato assalto in PvP. Com'è andata, Byakuya? Ho capito il manga, so cosa succede in quella parte di storia. Esatto, idem. A me è piaciuta solo da Ubriac quando hanno conosciuto Escanor. Ah, ok, ci sta, lì ci sta. Io vado a fare la pappa, se vuoi le saltamonte tolgo il fallo. Ehi, cattivo! No, dovresti essere felice che almeno uno dei due la trova. Non si fa. Insomma. Però oggi non la tro non lo trovo, non pullo. Forse. Eh? Non so, sono un po' indecisa su se pullare martedì, che dovrei avere tutto. 2.1 è troppo poco. E dovrei avere abbastanza diamanti. No, ma non sto facendo per niente casino con la sedia. Oppure fare. Vabbè, dai, martedì si può fare. Oggi non lo trovo, quindi martedì non vale questa tua minaccia. E buon appetito, grazie mille ancora per il ride.
Oggi ho fatto qualche partita con Romano PvP, Geared, sono seduto di un rank. GG, cioli. No, sto guardando l'anime, ma negli episodi non pensavo arrivassero così lontani. Ma scusate, quello che sta uscendo adesso è proprio uno nuovo, non è quello in italiano. Vabbè, no, tu non guardi in italiano, è proprio quello nuovo, niente. Niente, niente. Mi era entrato un dubbio che non aveva senso. Che c'è senso? Pulla, pulla, pulla. Ma pullare poco non porta a niente, secondo me. Almeno a me pullare poco non porta a nulla. Bisogna pullare un po'. Fatto solo un PvP bestiale. Da solo, solo lui, in attacco alla volta. Oissa. Beh, ho assalto l'80, draw del 60, starò 75, draw del 70, niente, arrivato secondo di fine, è rimasto assalto con tutti i suoi buff, ha fatto la suprema, ha scettato tutti. Beh, GG. Io l'ho trovato contro. Prima abbiamo vinto o perso? Non mi ricordo. Com'è andata prima? Abbiamo vinto o perso prima? Cioè io lo sto trovando contro. Va un po' bene e un po' male, perché non mi ricordo, cioè non so come andarci, dato che ne ho fatti poco. Credo di averne perse e vinte, quasi pari. Continuo. Sì, no, ho pensato dopo al fatto che comunque l'altra era già uscita. La Satana senza unica fa schifo. Beh, perché non dovresti sbloccargliela? Già uscito il continuo di manga Yanatsu, anche se è un nome che non ricordo. Ecco quello. Madò, 1% di nuovo. Non c'erano mai usciti questi 1%. Due volte oggi invece. Ma ci rendiamo conto che sono almeno 300-400 incudini che siamo fermi su questo? Dai, 400 forse no. Forse. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? Cioè, chi è che vuole così tanto vincere il pronostico da farmi fare, cioè, trovare sti schifi? Non ho parole. C'è solo velocità di rigenerazione. Oh! Guarda! C'è. Comunque non l'ho visto il continuo. Cioè, noi abbiamo ancora solo 200 e basta, io non ho parole. Vado su quell'altro. No. Usare nuovo, nuovo, nuovo. Perfetto. Sembra andare molto bene. Abbiamo fatto la provata con i ticket. È uscito. Buonissimo, Xagon. Super GG. Io sono arrivato da Gold 2, Platino 5. Si perde una volta con Team Assault Mode. Ah, non male, non male. Io assalto mod 80, del 6 sta rossa 80, 5 su 6, draw 80, 6 su 6, Zed 80, 6 su 6, io pure me la... Madò, ma perché manca soltanto Nesta rossa? È proprio il team... È perfetto, super uppato. Super GG. No, io ero riuscita ad andare su tantissimo all'epoca con la Kingbram. Lì non ne perdevo una. Madò, bei tempi quelli. La mia Kingbram. Adesso la uso di nuovo. Nessuno, nessuno penserà di trovare la Kingbram contro. E io arriverò con la Kingbram. E perderò. Yes. Allora io spero che PS chiami PS. So che non va bene ancora, però. Smetti velocità di rigenerazione. No, ma non mi parlo. Cioè, ma anche a voi fa così schifo. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, 1000 incudini. Cioè, ne abbiamo già usati 800. 800 pari pari, anzi, 810 adesso. Prendo un'altra runa, ve lo dico, io prendo un'altra runa nuova. Ma mi stai prendendo in giro? Però
Perderò, ma con stile. Bravo, Jolie. Esatto. Se deve... Ah, hai ragione, Madonna, mi sono anche dimenticato. Buon onomastico, Hexagon. Oh, ma tu hai l'onomastico con le zeppole. Oh, mica male. Nel mio onomastico non c'è nulla. Sapete perché? Perché non ho un onomastico. Yes. Non esiste Santa Giada, quindi devo diventare santa io. Che vi devo dire? Devo trovare un modo per avere Santa Giada grazie a me. Non so chi spodesterò, però devono fare il giorno per me. Buono non bevo, veramente crona, oh mio Dio. Qua ci andavano i grilli proprio. Io sarei 5-6 una bestia, ma contro The One ho delle cose da ridire. Davvero? Beh, un po' ci credo. The One. Santa Giada si può festeggiare il 1º novembre. Vabbè, ma non è la stessa cosa. Anche perché tutti i santi, ma se non esiste Santa Giada, cioè comunque non c'è nel pool di santi. Sarei le prime di brutta The One. Effettivamente l'ho abbastanza ucciso quando l'ho avuto contro. Bellissimo. Rank up su The One. I due attacchi su Sariel e lui è morto. Fai reparo di santi è una festa celestiale. E vabbè, ma tanto tutti i santi vengono rifesteggiati, cioè quelli del calendario sono di nuovo il 1º novembre. Io voglio un giorno mio. Io vi giuro che sta diventando veramente frustrante questa cosa. Ah, buongiorno, DPS che sono al di sopra dello schifo. Ma non abbiamo mica finito. Allora, ancora 70 incudini per il pronostico. Santi. Sì, no, questo me l'hanno anche sempre detto, capito? Però, cioè, veramente, chi è che ti va... Ti viene a fare gli auguri per il tuo onomastico, perché non è il tuo onomastico, giorno di tutti i santi. Chi è che vi fa gli auguri il giorno di tutti i santi? Nessuno. Alleluia, alleluia. Ed è uscito dorato. Questo me lo meritavo tantissimo. Comunque al pelo, ma ha vinto il sì. Hexagon, mi dispiace i tuoi tantissimi punti vanno agli altri. Vediamo. Ma per poco, per pochissimo. Veramente per pochissimo. Mancavano 40 incudini per farti vincere. Mio di andare alla festa dell'uno perché non è giusto per te. Grazie, Nagi, grazie. Troppo gentile. Ok, adesso non ci vedo più perché ho fatto troppi cosi. Che dire, vediamo se con un po' più di difesa non crepa. E in più vediamo se riesco. Dove sei? No, non tu, signorino. Anni? Dite? Vediamo. Equipaggiamento. Devo fare l'anello. Vediamo. Ah, ecco perché. Ah, ma questo è l'anello perforazione. Caspita. Bel casino. Super iper casino. Bello male. Super iper casino. E voilà. Non ci ho pensato a questa cosa.
Però stacchi stasera, direi di fare circa le 8:30-9. Però tu guardi gli anni, mi dissocio da questi siti, io li guardo su no, Netflix non ce l'ho più, su Crunchyroll e Vid comunque. Immaginavo nessuno dovesse il 9. E dire che però è mancato veramente poco. Crona wow, visto, è preparatissimo Crona. Su Disney, esatto. Tra l'altro dovrò mettervi il no, che sondaggio? Il prossimo martedì guardiamo Le Follie di Kronk, giusto? Giusto? Non ci sono tutti però, allora chi mi risponde? Dici, esattamente. Che fai, tocchi? Qua questo lo posso fare. Io mi ero assolutissimamente dimenticata di sto robo, maledizione. Ma assolutissimamente. Ho un anello da rubare da qualche altra cosa. Quello non posso. Questo posso. Andiamo a vedere quello che c'è su un coso rosso. Perché lo volevo dare meglio ad Os Blu quell'anello. Equipaggiamento. Tu. Potrei piangere. Potrei piangere. Vi è mancata questa cosa? Scusate, però se io faccio modifica ripetuta, no? Qua posso farlo. Grazie. Nessun diamante, nessuna restrizione. Ma proprio di tutti. No, però io voglio solo di questi due. Ah, ok, fatto. Due, voi no. Voi due. Così. Ora è la prima volta che la faccio sta cosa. Non mi piace. No, non mi sento. Vedete che stanno andando male perché non lo sto facendo uno per uno. È per quello che stanno andando male. Vabbè, non guardo. GG! Ora ne manca solo uno. Dillo che durate le follie. Sì, è stato molto carino. È vero, è molto carino Le Follie dell'Imperatore. Sono d'accordo. Che dite, lo cambio quello sopra? Così poi è a posto. Cioè, questo qua è venuto bene. Questo qua adesso lo tiriamo su. Questi due anche. Questo, dai, questo 2.4 anche. E qua facciamo così. Grazie te Impertarik. Allora, nessuna restrizione e cerchiamo di tirarlo su. Vediamo. Non guardo, continuiamo a non guardare. Quando fai Garifone voglio partecipare. Domani lo facciamo, Nagi. Allora, all'inizio facciamo un po' di cucina, poi di Genshin Impact. Dopo Genshin Impact facciamo Scribble e Garticphone. Tra l'altro, entrambi i giochi li voglio tenere a tema, sia Seven Deadly Sins che Genshin Impact. Direi anche Isaac, però in pochi lo conoscete. Sono tir che non voglio pagare per vedere una cosa se posso farlo gratis. Beh, Crunchyroll e Vid sono gratuite, cioè. Nel senso.
Non sentir più per niente. E allora, dai, potresti benissimo giocarci gratis. Dire la stavolta, sai quanto hai speso? Soldi vari oggi. Soldi. E dove sono 400? 450, 500. Beh, io non vorrei dire, ma un abbonamento ci saltava fuori qua. No, scherzo. Oh, ah no, caspita, pensavo fosse un attacco durato, invece era una perforazione. E a che ora inizio? Iniziamo alle 11:30 domani, Nagi. Direi di stare in più tempo possibile. Oh. Ciao, Guardiana, buonasera. E infatti, vero, tantissimo, Nagi. Io ho perso tipo tutta la giornata oggi per cercare di risparmiare, boh, 5 euro su un ordine che alla fine me li ha scammati, cioè in verità non è andata perché non era giusto il tasso di cambio da dollaro a euro, quello che c'era su quel sito, ed è andato tutto perso, tutto come prima, perciò rip. E prima per la dogana, madonna, ma che casino la dogana, eh. Ah, domani, forse verso, facciamo più verso cena, non lo so, dobbiamo un po' scegliere. Voglio portare più un tipo, toh, periodo chill, cioè lasso di tempo chill. Animal Crossing, perché domani compie un anno, eh? Animal Crossing New Leaf, ciao, New Leaf, New Horizon. Blank, grazie per il follow, buonasera. Era uscito quindi proprio il 20 marzo 2020. Io non mi ricordavo fosse uscito prima, però io non l'ho preso all'uscita. Iniziavo a giocarci a giugno, se non sbaglio. Ciao, ciao, di buona cera. Certo che un super successo me lo potevi fare. Molto bene, questo si cava da qua. Vabbè, boh, faccio sta cosa. Equipaggia, sì. E poi torniamo da quell'altro che si chiama Meliodas. Ho tutta sta roba per cercare di farlo a pochissimi, cioè proprio il primo livello, che schifo. Lost Wayne. Bellissimo come Nick, Lost Wayne. Allora, equipaggiamento. Cioè, non odio lui, odio Escanor Boss, è diverso. Quindi, e adesso gli inciderò questo, cambia le statistiche, dai, ci va bene. Cambia le statistiche, ci vanno bene. Ok, questo qua, io spero che... Allora, abbiamo detto che il totale è 15 e 15, appunto, ci vedo. Quindi anello con 15 d'attacco e runa con 15 d'attacco. Era attacco, difesa, quello che era. Vediamo, spero di non avere nessun equipaggiamento su Meliodas blu. Dove sei? No, in verità fa lo stesso, ho solo paura di non... Adesso andiamo a incidere. Cioè di buttare via per sbaglio il coso, quello là più 5 con perforazione. Allora, anello attacco, 20... questa è perforazione, vediamo. Ok, sì, è questo. E a chi? A Meliodas. E quanta gente? Volevo dire chi mancava. Madò, hanno messo anche loro due. Scegliamo. Incisione. Oh, Coto, ciao, buonasera. Ciao tesoro, buonasera. Scusa, ero molto presa da cercare di non sbagliare equipaggiamento. Come va? Non so se... Tranquillo, tranquillo. Quante lacrime che è uscita. No, no, che mi ha salutato con tesoro. Adesso siamo best friend forever, io e Coto.
Dopo vado. Ma perché abbiamo in mente, anche se non ce lo stiamo dicendo, di fare una gilda su Metin 2 e tornare insieme a giocare a Metin 2. Anche se sarà tra regni diversi, sarà tipo uno di quegli amori che non potranno essere portati avanti. Ma capita. Penso di gioia. No, infatti ho visto, sono andate bene, sono andate bene. Si dice, ops, no, l'ho detto. Scusa. Chiedermi un piglia 20. Ops. Assolutamente, no, no. Tutto bene, grazie. Sto giocando a Pretoria. No, io no. Io però oggi ho notato una cosa molto importante, che l'icona che ti viene fuori di Metin 2, quella sul desktop, è fatta così bene che è scontornata male e pixelosa. Proprio le cose da. Boh, io l'avrei fatta meglio di sicuro. Cos'era l'altra cosa? Una runa attacco, giusto? Questa qua. Esatto, PS. Vabbè, prima ho detto attacco, ma vuol dire. Ah, Madonna, la vedevo. Ah, Meliodas, ole, e incidiamo. Non si incidere. Incidiamo. Eccoci qua. Oh, finalmente Meliodas ha l'equipaggiamento. Dopo non so quanto tempo. E ha l'equipaggiamento fatto. Yes! Oh, 100 incudini ci ha dato. Wow. Andrò su disco dopo, ti prego. No, ci ha installato. Agli ordini. Poi vedete finito il pool. No, guardiano, sono ancora. Ah, voi non lo vedete, ma ho ancora soltanto 60. Ah, è vero, non li ho presi. Vabbè. 90 diamanti con questi. No, 60 diamanti e 10 ticket. Quindi mi mancano ancora 60 diamanti. Giusto? Sì. Torniamo al nostro fantastico e adorato boss Escanor. Lo facciamo alla cosa più facile di tutte. Questo è stato giusto per un saluto alla mia BFF. Tesoro. Trova tiltare su LOL. Oh, su LOL. Madò, io l'ho droppato 3-4 volte LOL. Prima o poi ci tornerò e lo dropperò di nuovo. Buon LOL. Grazie mille per essere passato. Se. No, a me è mai qualcosa di buono su Genshin, figura. No, Crona, una piuma è uscita, che però avevo già. Ho trovato 20 e ci ha fatto. Sì, ma è mercoledì, sì. La multifrida. Sì, assolutamente, così devo arrivare. Facciamo un game ogni tanto, ci sentiamo. Yes, volentieri. Ecco, io sono main Morgana, ero main Morgana, solo support, perché. Non sono molto brava a colpire i minion nel momento in cui stanno per morire. Poverini! Scusa, eh! No, io andavo con LeBlanc. Ho iniziato con LeBlanc e tu dici, voi dite, ma proprio il personaggio più facile con cui iniziare. Sì. Poi sono andata su Morgana e ovviamente Vayne. Perché? Perché scegliere Lux, dico io, no? Vabbè. Ma i ticket hanno portato bene dopo la big shaftata. Spero che lo facciano anche a me. Ma sono in totale perché dopo gioco a Genshin. Di cosa hai bisogno? A me la terza cici dal generico. La voglia di dare un calcio dal generico. Al gioco. Ci credo. Caspita, caspita. Uno, due e tre, ti devo dire. Difficile. Anche io uso main Morgana. Ci sta. Bravo Nagi, sono molto d'accordo con la tua scelta. Avremmo potuto scegliere Kayle, ma no. Morgana. Ma io non lo sapevo, cioè non ho mai giocato con Morgana con la prima skin. Era bellissima anche con la prima skin. La sua storia è super carina. È iniziato di Pantheon, anche un mio amico era proprio main Pantheon. Domini di Lissandra. In verità dovremmo tutti mainare. Anzi sì. Fai anche male, non mi ricordo. Uno, due. Ti prego, Meliodas.
Ti odio, Meliodas. Ti odio tantissimo. Piango. Se riuscissi a iniziare con lo stordimento di Elizabeth, ce l'avrei, cioè ce la potrei fare. Perché non fa più video su YouTube? Ma io non ho. Cioè, mettevo soltanto i VOD del canale, non ho mai fatto video su YouTube. Però in verità volevo iniziare a farne qualcuno. Ma non so bene scegliere la categoria, lo devo ammettere. Perché ci sono tante cose che vorrei fare e non saprei quale scegliere. Soffermarmi solo su un gioco non mi piacerebbe. Cioè, tipo, se c'è la possibilità di essere un variety streamer, c'è la possibilità di essere un variety youtuber. Credo che come cosa non sia, come dire, produttivo per un canale. E infatti, cromata, volevo fare uno o due video, però alcune cose proprio non soggettive, ecco, sul gioco, perché molte cose sono soggettive. Io avrei voluto puntare su quelle che non sono soggettive. Tutti a parte divertenti delle live. Faccio prima veramente a farne uno nuovo, secondo me. Perché per quanto io cerchi di fare delle live di 2 ore, 2 ore e mezza, le facciamo sempre da 3 ore minimo. Quindi grazie mille, Team Vertarik. Però effettivamente ci sta. Anche tipo una raccolta di clip, queste qua, cose qua le potrei fare. Anche se il problema principale è che il mio computer non riesce a reggere molto bene un editor video. Yes! Che carino. Oh, è uscito. No, era uscito Tarik dal buco nero. No, era molto meglio. Ma avete visto su. Poi io non sono più entrata sul gruppo Telegram. Che oggi mentre cercavo le cose per la dogana, c'era l'indice Tarik. Stupendo. E vediamo se riesce a non morire Melascula. Adesso non posso. No, qua non lo ammazzo mai nella vita. Però possiamo provare a fare un'altra cosa. Facciamo questa cosa qua. Allora, di Genshin a me servirebbe. Ci sono tante cose su Genshin da fare, però sì, mi sento spendere. Manca una cosa da spendere però. Buonasera Nagi, grazie mille per essere rimasto. Domani 11:30, se vi svegliate. Se mi sveglio. Stavo dicendo. No, ma ci sto un po' pensando effettivamente. Che ho tanti. Non dubbi, a riguardo, ma no, questa cosa non mi conviene farla, secondo me. Butto questa. Sono dagli 8 per lavorare. Va bene, va bene. Allora, buonanotte e buona serata. Dicevo. Tipo, no, non so, se io faccio un coso del genere, me la tengo così, la schermata, ci devo essere io, non ci devo essere. Però lo sappiamo tutti che il video che devo fare è ridoppiare il video di Teddy che viene operato. C'è qualcosa che non va in Teddy. Non ti preoccupare, Teddy. Il dottore risolverà tutto. Stupendo. Allarme come?
Ma come? No, perché allarme? Assolutamente. No, no. C'erano tutte le ulti cariche. E poi i trailer della miHoYo. È che non ho mai studiato, tipo, per doppiare queste cose qua. Mi rendo conto che potrei essere più brava a mettere enfasi, non mettere enfasi. Sono più... Cioè, a parte che anche il mio tono di voce è abbastanza pacato. Ditelo che sono da ASMR. Cioè, rilassante. Troppo. Soporifera! No, vabbè, dipende. Madò, quanto ti odio. Cioè, non vuoi... Escanor. Ecco, trailer. Perfetto. Ma non so, posso... Caspita, posso farlo? Cioè, posso mettere... Perché quel video non sarebbe mio, capito? Cioè, sarebbe un video di un altro. Non so se posso... Cioè, avrei paura di queste cose qua. È anche il motivo per cui non so se posso effettivamente fare quel doppiaggio. Ora Teddy è drogato. No, non puoio. Non puoi. Ah no! Ah no! Non posso tirare giù la mascherina, devo parlare con la signora. Ah no! Scusate, ti odio nuovo. No, assolutamente, da Isaac a qualsiasi altro gioco. Beh, però se lo specchio forse posso, Kit. Non è che potrei, ma po cioè non è che posso, lo potrei fare male, però. La sto pensando. Oh no, Teddy. Questo è un bonbon cattivo. Ecco com'è un bonbon sano, Teddy. Ora il dottore mette un bonbon sano, no, riempie di bonbon sano, non mi ricordo più. Il cuore di Teddy, non il cuore, Teddy e basta, basta, se non ce l'ho sotto non me lo ricordo. Ora andiamo più a fondo. L'unicorno del cavallo di Teddy. È sano. Questo è un bene. L'unicorno del cavallo. Cos'è che fa? È tipo. È buono per la curiosità di Teddy. Roba. Stupendo. Io lo adoro quel robo. Assolutamente. Tantissimo. Io vado a ciao, Cronaca dei Nandi. Anche gli altri. Ciao, Cromatra. Grazie mille per essere rimasto. Buona serata e buonanotte. No, non dire che ti ho spaventato con il doppiaggio di Teddy. Adesso lo faccio rivedere la prossima volta e provo a doppiarlo, va bene? Domani dopo le pubblicità. Ciao Ricky, buonasera. Domani pubblici dopo le pubblicità, domani vi ridoppio Teddy. So che non vedete l'ora. No, ti prego, questo è quello che leggerò.